Mentre ero in viaggio, Joffrey è stato assassinato. Dicono che sia stato Tyrion, ma Tyrion è com'è? Quindi diciamo che è andata bene. E ci sta un certo Roose Bolton che sto inseguendo. Però dice che perdo. Proviamo. Io vorrei fare una cosa, cioè... Io mi metto qua in posizione con gli arcieri, poi qua così, questi mi vanno indietro. Soldiers! For troops! Move! Soldiers! Come si fa a splittare?
Warriors! Advance! Soldiers! Stand apart! Troops, shields up! Soldiers, move! No, da macco! Speriamo di vinci. Vaffanculo, stronzo! Dimmi che... Is that you? Am I free?
Ragazzi. La vittoria è nostra. È stato uno scontro in cui abbiamo perso degli uomini veramente un sacco di uomini, però adesso si fa una cosa che bisognava fare un po' di tempo fa. Salvare e gli posso parlare? Quindi gli posso prendere qualcosa? Bolton Sword. Ma tanto non ti serve perché Gus Bolton è stato assassinato. Amici! Beh, no, ho perso il tratto di onestà, no, che pang. Vabbè, sarà. Ok, facciamolo come mercenari. Stannis ha deciso di lasciare Roccia del Drago per andare a Eastwatch by the Sea per aiutare i Guardiani della Notte, perché Master Aemon ha chiesto aiuto.
Allora, innanzitutto, Aegon, il fratello di Daenerys, è stato sconfitto, pertanto non esiste più la sua fazione. I personaggi sì esistono per il momento. Poi, perché sono a Mantaris? Perché c'ho questo signorino. E per avere questo signorino bisogna andare a Mantaris. E vi faccio vedere come. Innanzitutto vi faccio vedere anche un'altra cosa. Abbiamo trovato Benjen e Vun Vun. E Vun Vun è stato fondamentale per la sconfitta di questo personaggio che si trova a Mantaris. Abbiamo migliorato un po' la nostra armatura. Sono bruttissimo. Allora, il drago si chiama Draegar. Guardate quanto è bellino. Allora, per trovare il drago bisogna fare una quest. La quest inizia a Mantaris. Adesso vi spiego come. E vado di photomod, ma vi spiego. Appena avete tutti dei buoni companion come Vunvun e Jaime e qualcun altro bello forte, fate gather on companions, perché insieme, innanzitutto guardate quanto so bello. Con i vestiti di Ned, benissimo. Photomod, perché? Perché vi faccio vedere dove si trova il primo personaggio con cui dovete parlare. Se voi tenete premuto Hunt, vedete la taverna. Io adesso ve la faccio vedere intanto. La taverna è questa qui, con questo simbolo, non mi potete sbagliare. Qui vicino c'è un birrificio. Dietro alla taverna c'è questo piccolo edificio. Mo' qua c'è questo signore, ma qui ci sarà il nano, il dwarf Gimli, fatto anche bene in realtà, che spiega la sua storia. Aveva trovato un uovo di drago che poi è stato derubato nella taverna che vi ho fatto vedere adesso da un certo Maegor, che se l'è rubato. Gimli è stato derubato in questi pochi giorni, quindi il ladro, il signor Maegor, che ha anche una spada molto forte, per questo vi dico, e anche un'armatura forte, per questo vi dico siate pronti, si trovi in questa zona qua. Ma se voi parlate con Gimli, che si trova qui, e poi volete andare a cercare, non va bene. Cosa dovete fare? Dopo che avete parlato con Gimli, fate Kneeling, andate nel Tavern District. Che cazzo è questo? Vabbè. Visitate la taverna. Parlate con il taverniere per farvi sbloccare un po' di informazioni. Non serve a niente, ma voi fatelo. Uscite dalla taverna, proprio da una porta. E dovete iniziare a cercare Maegor per la città. E quello è l'unico cacacazzo. Quindi la photomod può esservi di aiuto. Io purtroppo pensavo. Vabbè, lasciamo perdere. Io ho fatto questa via qua, adesso ve la faccio vedere. Proprio qua che sto facendo adesso. Sono andato per di qua. Oh, che ben vestito verde acqua. Benissimo. Sono andato per questa zona qua e oltre al pozzo. Oddio, Vunvun. Quanto è brutto. Si trova esattamente qua, Maegor, che sta bevendo con un cittadino. Per poi andarsene per di qua, vicino al pozzo. Ho combattuto in questa zona qua, è stato sconfitto e ho il drago.
E con queste rovine, penso che si riferisca al disastro di Valyria che portò al collasso dell'impero di Valyria. Va bene ragazzi, il video finisce qua, io vi ho spiegato un po' di cose, vi faccio vedere l'esercito. Questi immacolati non li ho comprati, li ho trovati come prigionieri durante le battaglie, perché siamo ad autunno del 302, siamo quasi al 303, è passato un sacco di tempo. E niente ragazzi, il mio obiettivo adesso è trovare Sirio Foren e Gendry e terminare i nostri Companion per il momento. Il video può finire qua, io salvo e noi ci vediamo sul prossimo episodio. Ciao ragazzi!